Benvenuti in un nuovo tutorial di HPV for Learning. Oggi ci occupiamo di video, ci occupiamo di Adobe Premiere Pro e più precisamente di differenziazione di colore all'interno della timeline. Cosa vuol dire? Vi sarà sicuramente capitato di lavorare con molte clip, di lavorare con timeline molto lunghe e soprattutto di non capire bene come differenziare una clip rispetto a un'altra. Per chi ci è già arrivato, tasto destro, noi possiamo andare a selezionare la voce etichetta per cambiare il colore della nostra clip. Come potete vedere, possiamo selezionare i colori e in automatico verranno distinte l'una dalle altre in base al colore che noi andremo a scegliere. C'è però un primo problema: il problema è che Adobe Premiere Pro non ci aiuta, non è affatto intuitivo, perché i colori che lui ci dà come predefinito sono verde acqua, magenta, mango, quindi tutti i colori che non riusciamo in maniera facile e intuitiva a riconoscere subito, e quindi finiamo poi per non utilizzare questa funzione. Cosa possiamo fare però noi? Possiamo andare a cambiare queste etichette. Come? Premiere Pro, in alto a sinistra, preferenze, etichette. A questo punto vedete ci si apre il pannello in cui noi possiamo andare a rinominare i nostri colori predefiniti, quindi in questo caso c'è Iris, noi andiamo a scrivere colore 2 e selezionando di fianco possiamo cambiare il colore e selezionarlo noi stessi. C'è però un'altra funzione molto utile, come potete vedere di lato. Noi possiamo andare a fare che cosa? Possiamo andare a dare i predefiniti al programma. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io do filmato audio e video colore 1 piuttosto che giallo, lui andrà in automatico ogni volta che importiamo una clip a dare quel colore al nostro oggetto multimediale. E stessa cosa vale per la parte video e vale anche per la parte audio, come le sequenze edificate, immagini fissa, il dynamic link e il raccoglitore. La seconda funzione molto importante di cui voglio parlarvi oggi è quella di copia e incolla attributi e rimuovi attributi. Molte volte ci sarà capitato di dover andare a realizzare delle modifiche sulle nostre clip, come per esempio può essere la saturazione, l'esposizione, ma anche aggiungere effetti, quindi possono essere veramente qualsiasi, e poi doverli andare a copiare e incollare nelle altre clip. Generalmente quello che almeno facevo io all'inizio era quello di spostarmi su controllo effetti della clip, andare a copiare questi effetti poi sulle altre clip. Ma c'è un metodo molto più semplice: se noi ci mettiamo sempre col tasto destro sulla nostra clip e andiamo su copia, ci spostiamo su un'altra clip e facciamo incolla attributi, come potete vedere abbiamo questo pannello che ci indica quali effetti possiamo andare ad incollare sulla nostra nuova clip. Quindi noi possiamo selezionarli invertito ma non lumetri, e come potete vedere la nostra clip che viene aggiornata immediatamente. Alcune volte invece vi sarà capitato il problema opposto, cioè quello di realizzare tutta una serie di modifiche sulle vostre clip ma poi magari volerne togliere alcune. Per esempio, su un montaggio di un'intervista, voler rivedere la color ma aver ormai fatto tutti i tagli, quindi avere tantissime clip tutte divise l'una dall'altra, come in questo caso vedete tantissime, e dover andare a fare questa operazione manualmente perché volete rimuovere solo la color ma non per esempio le modifiche audio. Bene, come poter fare? Molto semplice: selezioniamo tutte le nostre clip, tasto destro e rimuove attributi. In questo momento ci si apre un altro pannello nel quale tutte le spunte selezionate saranno elementi che verranno tolti dalla nostra clip. Quindi per esempio, noi volendo togliere soltanto inverti, dobbiamo deflaggare tutto il resto tranne che inverti, e quando gli daremo ok, come potete vedere, le nostre clip sono tornate come prima. Passiamo dunque alla terza funzione di oggi, quella del reframe automatico. Quante volte vi è stato chiesto di realizzare un video in 16 noni per poi trasformarlo in 1:1 oppure nel formato storie? Bene, questa funzione ci permette di fare questa operazione in automatico. Vediamo come. Basta andare nel pannello di destra sopra la nostra sequenza, con il tasto destro andare a cliccare su applica reframe automatico della sequenza, e Adobe Premiere Pro andrà in automatico a scalare la nostra sequenza, spostarla di posizione per far centrare tutti gli elementi della scena nel formato che noi decideremo di cambiare. Parliamo ora invece della quarta funzione, ovvero quella di mostrare i righelli, margini di sicurezza e guide. Ovvero,
Se vi è capitato di utilizzare Photoshop, saprete quanto è importante andare a utilizzare i righelli piuttosto che i margini. In Premiere però questa cosa non è attivata sin da subito. Come facciamo per farlo? Ci recchiamo sulla chiave inglese, che potete vedere qui, e a questo punto ci andiamo a flaggare questi parametri, ovvero mostra righelli, mostra guide e mostra margini di sicurezza. Come potete vedere adesso abbiamo tutta una serie di guide che ci consentono di non andare più a sbagliare, quindi a uscire dalla nostra inquadratura con il testo oppure andare a lasciare dei buchi neri. Questo perché proprio come Photoshop possiamo andare a posizionare, vedete, le nostre guide dove vogliamo, quindi possono essere sia orizzontali che verticali, per magari centrare il testo oppure per concentrare degli elementi video soltanto su una parte dell'inquadratura. Questo è fondamentale a mio avviso, anche perché se per esempio noi dovessimo andare a realizzare dei post Instagram, questi altri margini di sicurezza ci permetteranno di avere una safe area e quindi di non uscire fuori dal nostro riquadro. Molto molto importante e strautile. Andiamo ora a vedere l'ultima funzione di questa top 5, ovvero quella di andare a dividere un video già esportato in base alle clip che sono state inserite. Che cosa vuol dire? Qua abbiamo un video che abbiamo realizzato per Pur Manger esportato, quindi come potete vedere è tutto quanto unito. Se noi andiamo con il tasto destro e ci spostiamo su rilevamento modifiche scena e andiamo a spuntare applica un taglio per ogni punto di taglio rilevato e andiamo su analizza, come per magia Premiere Pro troverà tutte le scene che ci sono all'interno del nostro video e le dividerà l'una dalle altre. Come per magia il video è stato diviso per clip ed è molto preciso, perché se andiamo a vedere lui ha rilevato ogni cambio di inquadratura, ogni stacco, e lo ha separato dalle altre e non ha scarto praticamente di nessun frame. Guardate qui, precisissimo. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like e soprattutto farci sapere se avete bisogno di qualche aiuto, noi saremo felici di darvelo.